Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace e la gioia di Dio nostro Padre, e del Figlio suo, Gesù Cristo, nella comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli, vogliamo seguire Gesù sulla via dell'obbedienza, perché Gesù si è fatto obbediente al Padre. Noi vogliamo imparare l'obbedienza. Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Noi rifuggiamo la sofferenza. Per noi sia un momento di salvezza questo seguire Gesù, la verità. Noi non seguiamo uomini. Guai all'uomo che confida nell'uomo. Noi confidiamo in noi stessi, nelle nostre forze. Io penso così. E diventiamo farisei, che il Signore ci dia uno spirito repubblicano di riconoscere le nostre colpe, le nostre debolezze, ma soprattutto manifestargli la nostra intenzione di diventare creature nuove. Dice Paolo, ecco il tempo favorevole, atto di dolore. Miserere nostri Domine. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. E con la santa croce redento il mondo. Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Quando condanno gli altri, quando li giudico, sei tu Gesù che io rifiuto. Signore, tu che non hai mai condannato nessuno, insegnami ad amare come solo tu sai amare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Fu portato Gesù in Eucaristia, in questo vicoletto qua sopra. Vico Catello, e di là fu impartita la benedizione eucaristica, e all'istante le fiamme cessarono. Seconda stazione,
Gesù, caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. E ti con la tua santa croce redento il mondo. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto il Calvario, in ebraico Golgota. O Gesù, tu porti con me il peso delle piccole e grandi sofferenze della mia vita. Ti prego, Signore, per tutti quelli che soffrono sotto il peso delle difficoltà, delle ingiustizie e dei dolori di ogni genere. Non è tanto contemplare Gesù caricato della croce, ma vedere chi l'ha caricato della croce. Come atto iniziale abbiamo pregato con l'atto di dolore. Credo che ognuno di noi, nessuno escluso, abbia contribuito a questo mettere questo peso sulle spalle di Gesù. Preghiamo per gli abitanti di Via Vecchia, per le loro intenzioni, per i loro desideri di crescita cristiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. E con la tua santa croce redento il mondo. Venite a me tutti, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Quando sono scoraggiato, quando tutto è difficile, oh Gesù, donami la tua forza, aiutami a risollevarmi, perché non resti schiacciato dalla mia tristezza. E vogliamo elevare la nostra preghiera pure per gli abitanti di questo piccolo vicoletto, per quelli che stanno nella gloria del paradiso, per quelli che ci abitano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Siamo giunti alla quarta stazione. È una stazione particolare. In questa stazione il nostro grazie alle mamme. Perché ci possono essere figli del genere, ma c'è sempre una mamma. Ed ora le nostre intenzioni sono per tutte le mamme, specialmente per quelle che sono in pena, per la salute del corpo e dello spirito dei loro figli. Quarta stazione. Gesù incontra Maria, sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redenti il mondo. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Signore, ti prego per tutti i bambini del mondo che soffrono e che non hanno una mamma accanto per consolarli. La Vergine Maria, tua madre, doni loro la sua tenerezza. Per tutte le mamme, per quelle che stanno diventando mamme e anche per le mamme vecchie, perché l'età non conta, il cuore di mamma è sempre giovane. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. La bellezza della nostra religione è che noi abbiamo un Dio che sta nella storia nostra, nella nostra vita. San Paolo ci esorta ad offrire le nostre sofferenze per completare la passione di Gesù. Sapete che significa questo? È un onore essere chiamati a realizzare, anche se in minima parte, la salvezza del mondo. Dio ha bisogno di noi, di ognuno di noi. E nessuno può dire: ma io sono peccatore, ma io non ce la faccio. Quinta stazione. Simone di Cirene è costretto a portare la croce di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. Signore, adesso hai bisogno di me per portare la tua croce? Rendimi attento alla miseria di coloro che mi circondano. Quando li aiuto, sei tu chi aiuto. Ricordate che nel giorno del giudizio Signore ci giudicherà dalla nostra capacità e dalla nostra volontà di amare. Non ci dirà quante volte mi hai mandato tua moglie o tuo marito a quel paese, ma lo hai amato.
Quindi noi, amando il fratello, amiamo Cristo, perché Gesù si identifica nei deboli. Avevo fame, avevo sete, ero ammalato e tu mi hai visitato e tu mi hai aiutato, tu mi hai curato. Chi non fa questo compie un peccato di omissione. Non scappiamo dalla croce. Non serve. Abbracciamolo con amore. Per gli abitanti di Casa Capezza, i presenti e quelli che sono già passati e stanno al cospetto di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Giovanni, direttore. Giovanni. Mettiti qua. Disprezzato, era eletto dagli uomini, uomini del dolore, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale si copre la faccia. Era disprezzato e noi ne avevamo alcuna stima. Come la Veronica che asciugava il tuo volto, per amore tuo io posso confrontare quelli che soffrono. Gesù, ti prego, per i malati, le persone, confortali, quelli che soffrono. Gesù, ti prego, per i malati, le persone anziane, sole e abbandonate, per tutti quelli che sono tristi e che io vorrei consolare. Potremmo dire che Gesù è stato il primo femminista, ma non è così. Gesù ha ridato alla donna la dignità originale che Dio nell'atto creativo aveva dato alle donne. Quando leggiamo nel libro del Genesi che la donna è stata presa dal costato, cioè dalla parte mediana del corpo dell'uomo, stava a indicare questo, che l'uomo e la donna avevano pari dignità. Poi la storia ha fatto il resto, ha relegato la donna soltanto al ruolo di colei che doveva procreare e stare chiusa, non partecipare alla vita civile. Invece Gesù ridona alle donne il ruolo originale, quella dignità del primo atto creativo. Ecco perché la Veronica è ricordata. Non sappiamo il nome di questa donna. Veronica significa vera immagine, perché secondo la tradizione l'asciugamano
con cui questa donna, anonima, ha pulito il volto di Gesù, è rimasta impressa. Che cosa teneva dentro? Il volto di Gesù. Il volto di Gesù. Vedete, tra tanta plebaglia, soldati, ci sono le donne, la Vergine, la Veronica, che si fanno avanti, non hanno paura. Questo valga di esortazione per le donne timide, che non hanno coraggio di dirsi cristiane, di professare la loro fede. Coraggio, donne, il Signore vi ama in modo particolare. Allora questa preghiera valga per tutte le donne. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Adoro me, come te la vita, adoro te, Trinità infinita, i miei calzari leverò su questo santo suolo, alla presenza tua mi posso. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Vieni con la tua santa croce dentro il mondo. Essi godono della mia caduta. Si radunano contro di me per colpirmi di sorpresa. Anche quando prendo dalle buone risoluzioni, stento a restarvi fedele, Gesù. Insegnami a non scoraggiarmi, ad accettare umilmente le mie cadute. Donami la tua pazienza e la tua forza. Gesù è venuto a cercare i malati, non i sani. E se ricordate il Vangelo di domenica, c'era una donna adultera, sorpresa, doveva morire, doveva essere lapidata. I farisei si facevano forti della legge. Gesù ha utilizzato la stessa legge per scornarli. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Nessuno ha osato scagliare la pietra. Questa seconda caduta vediamo la misericordia di Dio, che cade tante volte per quante volte cade l'uomo, ricordatevelo. Se io cado una volta, 100 volte, 1000 volte, c'è sempre questa mano pietosa di Gesù che mi solleva. In questo tempo di Quaresima, una volta si parlava di precetto. Cogliamo il coraggio per accostarci al sacramento della riconciliazione. Questa preghiera particolare di adesso vada
alle persone che stanno nella sofferenza, anche quelli è una caduta. Ricordiamo la nostra sorella Teresa, che pochi giorni fa è morta in Svizzera, preghiamo per la sua anima e anche per i suoi familiari. Che il Signore li conforti, perché il Signore non ci lascia quando cadiamo anche nella sofferenza, non soltanto nel peccato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù consola le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Con santa croce nel mondo. Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Tu lo sai, Signore, che io guardo più facilmente i difetti degli altri piuttosto che i miei. Insegnami a riconoscere i miei peccati e a seguirti nel cammino del perdono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E ti con la tua santa croce redento il mondo. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Malgrado le mie cadute e le mie ricadute, io so, Signore, che tu mi ami sempre. Grazie Gesù. Mi risollevi e mi doni la gioia del tuo perdono nel sacramento della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nella Via Crucis abituale, quando cantiamo le strofe, si parla di un viaggio che purtroppo da qualcuno viene rifiutato e sa che inutilmente per molti ha da salire, no? Ecco, ognuno di noi si impegni a non rendere vano il sacrificio della croce. Se qualcuno di noi, Dio non voglia, si perda a causa di scelte sbagliate, del poco amore che abbiamo agli altri, ecco, teologicamente sarebbe un errore, Dio non soffre, però immaginate per un attimo quale grande dispiacere può avere un padre se il figlio non torna a casa. Ecco, Gesù è venuto a morire sulla croce, perché ci vuole salvi. Non sono venuto a giudicare, sono venuto a salvare. Quindi
questo sacrificio di Gesù, sacrificio d'amore, non va reso vano dalla nostra condotta. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Ecco, entrate dentro, così non blocchiamo il traffico, non suscitiamo proteste. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. E Dio, la tua santa croce dentro il mondo. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascuno e la tunica. Tu ci hai creati, Signore, a tua immagine e somiglianza. Tanti uomini sono offesi, disprezzati e oltraggiati. Tu, Gesù, li ami e riconosci la loro dignità. Insegnami a guardare con amore i poveri che incontro. Oggi nel mondo una stampa che funziona tantissimo è la stampa pornografica. Mi sembra strano. Per televisione la stessa cosa. Il nudo, non inteso come arte, ma come perdita di dignità. Ecco, a Gesù volevano togliere anche la dignità. Lui che era re è nato come ogni bambino di questo mondo, nudo, sulla croce a malapena vestito. Anche le sue vesti erano preziose. Purtroppo c'è nel mondo chi la dignità la perde per causa sua. Noi siamo figli di Dio. Il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, ricordatevelo. Ecco perché anche da morti noi veniamo benedetti e incensati, perché il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, in noi c'è un'anima che è la scintilla di Dio, quindi il nostro corpo non va mai profanato. Che vergogna quando leggiamo di violenza sulle donne, sui bambini, che vergogna, che vergogna. Gli uomini fanno di tutto per diventare peggio delle bestie. Che il Signore illumini uomini e donne, a preservare la dignità della propria persona e a tutelare il proprio corpo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Voi sapete che noi abbiamo un angelo? E chi ce l'ha mandato questo angioletto? Certamente anche la Madonna. Chi ce l'ha mandato? Gesù ha detto: io non vi lascerò mai, voi sta sempre vicino a voi. E voi dovete dare un nome al vostro angelo, chiamatelo come volete voi, magari con il nome del vostro nonno, di un vostro amico, no? Dateci quel nome, anche se l'angelo è puro spirito, così ve lo ricordate sempre, come mettiamo nell'agenda del telefono, no? I nomi delle persone care. Chiamatelo
per nome questo angioletto. Stammi vicino, stammi vicino. Vero? E voi diventerete obbedienti come gli angeli. Gli angeli non hanno le ali, lo sapete? No, li raffigurano con le ali. Perché le ali a che servono? Per volare. E quando uno vuole veloce o è lento? Veloce. E voi dovete essere obbedienti ai genitori, velocemente. O dici sì, lo farò, ma con calma. Adesso proseguiamo le nostre... Vederci simili a te e offrire il nostro Dio. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Quando a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. Sì, Signore Gesù, io ricevo Maria come mia vera madre, insieme mi ferma ai piedi della croce, con lei prego affinché il tuo amore arrivi a tutti gli uomini. Scusate, senza occhiali, non è possibile. Quando si ama una persona, la si abbraccia. Secondo voi, piano piano, forte? Forte. Allora Gesù, quando ha visto la croce, ha detto: questo è lo strumento per salvare i miei fratelli. Se l'ha abbracciata forte, anzi, si è sposati su quella croce, si è lasciato inchiodare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, siccome noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre e con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai e amici il regno di Dio. Cercate di entrare dentro. Vieni Federico, entra, entra. Non fate niente. Questa è una stazione particolare in cui dobbiamo fare il massimo silenzio. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce per noi. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, li crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdon loro perché non sanno quello che fanno. Signore Gesù, nell'ora della tua morte le tue braccia sono grandi e aperte per accoglierci e offrirci il tuo perdono. Insegnami, Gesù, a perdonare come tu mi perdoni.
Il nostro pensiero va a tutti i nostri cari defunti, che magari abbiamo visto morire e spirare nelle nostre braccia. Ma pensiamo anche al momento in cui noi dovremo lasciare la scena di questa terra. Senza questa morte, noi saremo morti per sempre. Grazie alla morte di Gesù, la nostra morte del corpo sarà soltanto temporanea. Padre nostro, che sei nei cieli. Amato Giuseppe, anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Maria, quando ricevi il corpo di Gesù, il tuo dolore è immenso, ma lui ti lascia la sua pace e la tua pace. Gesù, che abita in me quando prego, voglio vivere anch'io di questa pace. Il venerabile parroco Morgera parlava di Maria come la corredentrice. Maria offrendo la sua partecipazione a tutta la vita di Gesù, anche al momento della morte, anche al momento in cui il figlio è stato calato dalla croce, Maria collabora con il suo sì, con il suo sì ed obbedienza alla salvezza del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quattordicesima stazione. Gesù è messo nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Signore Gesù, che silenzio adesso e che vuoto. Tutto sembra perduto, ognuno se n'è andato per i fatti suoi, ma con Maria, tua madre, io veglierò e pregherò davanti alla tua tomba diventata tabernacolo e tu, attraverso l'Eucaristia, torna a rinnovare il mio cuore. La tomba di Gesù è stata il testimone silenzioso del più grande evento della storia. Ha visto un corpo morto tornare alla vita. Gesù, prima che morisse, ce l'ha ricordato. Non parlate voi, parleranno le pietre. È il sepolcro di Gesù, quel sepolcro vuoto che mostra al mondo la grandezza di quest'uomo Dio. Quella tomba silenziosa tiene nascosto la bellezza di quei momenti,
Che cosa è successo? Non lo sappiamo. Se la sindone effettivamente ha avvolto il corpo di Gesù, certamente è successo qualcosa di strano, perché su questo lenzuolo è rimasta impressa un'immagine, una, potremmo dire una fotografia. Noi quando andiamo al cimitero siamo sempre tristi. Le tombe dei nostri cari assisteranno a uno spettacolo simile. Dovranno restituire i corpi che ora contengono. Eppure questo vale pure per noi. La tristezza si trasformerà in gioia. Ed ecco perché entriamo in chiesa, per salutare Gesù risorto nell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tutte le manifestazioni che abbiamo tenuto all'esterno, abbiamo portato la croce di Gesù in quei vicoletti o da quelle persone che mai sarebbero venute altrimenti, dagli ammalati in modo particolare. Grazie per lo sforzo che avete fatto. Ma martedì avremo un'altra via crucis al cimitero alle 8. Si concluderà con la celebrazione eucaristica per tutti i nostri defunti. Tutti i nostri defunti. Abbiamo detto che questa via crucis era la croce come via dell'obbedienza, non un'obbedienza supina, un'obbedienza cieca senza senso. Cristo ci insegna esattamente il senso dell'obbedienza al Padre. Quando uno prende un impegno, lo deve mantenere. Noi abbiamo assunto un impegno attraverso i genitori nel battesimo, lo abbiamo confermato nel giorno della cresima. Chi è sposato ha preso un impegno nel giorno del matrimonio, per me ordinato nel giorno dell'ordinazione. Quindi la nostra vita deve essere ogni giorno un sì al Signore, il quale ci manda nel mondo. Noi siamo diventati sacerdoti, re e profeti. Dobbiamo esercitare questa nostra dignità sacerdotale nella preghiera. Siamo a Quaresima, intensifichiamo. Dignità regale, aiutare i fratelli più bisognosi. La regalità di Cristo è una regalità di servizio. La regalità profetica è annunciare Cristo sempre e dovunque, sempre e dovunque. Così si obbedisce. Dio ci manda nel mondo perché attraverso le nostre opere buone gli uomini possano lodare Dio. Perché noi lo rendiamo presente nella nostra strada. La nostra scarsa coerenza, quindi disobbedienza, fa sì che Dio non possa essere amato. Al padre della nazione dell'India, che conosceva bene Gandhi, conosceva bene il Vangelo, apprezzava San Francesco, un giorno gli fu chiesto: perché non diventi cristiano? La risposta fu terribile: a causa dei cristiani, perché non sono coerente. La nostra vita sia un sì. Obbedire significa: io mi metto davanti a te, ti ascolto, faccio mie le tue parole, le dico e le mostro a noi. Il Signore sia con voi. E con la tua Signore. Per i meriti di Gesù crocifisso, morto e risorto, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.